nessuno. Siamo tardi. Benvenuti allora in inaugurazione di questo servizio docce lavanderia, la lavanderia di Papa Francesco. Noi siamo alla seconda lavanderia di Papa Francesco. Allora io volevo innanzitutto ringraziare il Cardinal Corrand Krajewski per essere qui con noi oggi, ringrazio a nome della comunità di Sant'Egidio perché la sua presenza è sicuramente di conforto per i nostri amici che vivono in strada, che sono anche qui presenti tra di noi e che oggi hanno così una testimonianza viva che li rende più consapevoli che sono nel cuore del Santo Padre della Chiesa. Allora, grazie Eminenza di essere qui oggi. Ecco, poi saluto Sua Eccellenza Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare della nostra diocesi, le autorità presenti, il prefetto Carmine Perrotta, Pietro Picciocchi, assessore del Comune di Genova, Marco Sinesi, commissario straordinario della SP Emanuele Brignole, che fra l'altro ha messo a disposizione anche questi locali. E saluto e ringrazio quanti ci hanno accompagnato e aiutato a portare anche a termine questo progetto, e quindi Riccardo Calvi, responsabile della comunicazione di Procter & Gamble Italia, e Karim Bruneo, senior manager di Whirlpool, che hanno dato le lavatrici e le asciugatrici. E non ultimi, anzi, una sottolineatura particolare a quanti hanno davvero contribuito in modi diversi alla realizzazione di questo progetto. Allora, volevo dare brevemente un attimo la parola all'assessore Pietro Picciocchi, che anche a nome del Comune voleva salutare. Sono molto contento oggi di rappresentare il sindaco, di portare il suo saluto. Grazie Sua Eminenza Cardinale Krajewski, che ci onora veramente della sua presenza. Noi sappiamo che la nostra città è nel cuore del Santo Padre. Penso di poterlo dire, ricordiamo tutti molto bene la visita del Santo Padre nel 2017. È stato un momento importante per tutti noi di riflessione, ci siamo interrogati su quello che possiamo fare per andare incontro ai tanti bisogni, alle esigenze che la solidarietà ci impone. È un interrogativo che si pone a tutti i livelli e i primi responsabili di questo interrogativo siamo noi, che abbiamo la responsabilità della cosa pubblica. Quindi per me questi sono momenti importanti che mi aiutano proprio anche a fare un esame di coscienza per capire se stiamo nella giusta direzione oppure no. Sappiamo che c'è tantissimo da fare, però per l'amministrazione comunale posso assicurarvi che è un grande conforto sapere che c'è tutta questa catena di generosità, di abnegazione, di persone che fanno emergere il volto più bello della nostra città, che poi è sempre l'attenzione verso gli ultimi. Io penso che se la politica non si misura con il dolore, con la sofferenza, con i bisogni dei più poveri, degli ultimi, non è la politica nel senso nobile del termine, come la intendeva Papa Paolo VI, la più grande forma di carità. Allora noi dobbiamo cogliere anche queste occasioni per non perdere mai di vista questa stella polare che deve ispirare la nostra attività. Con la comunità di Sant'Egidio la collaborazione è sostanziale, proficua, importante, è un grande aiuto che riceviamo nei nostri servizi sociali, quindi ho colto anche l'occasione, al di là della circostanza di oggi, per ringraziare veramente per quello che fate a nome della nostra amministrazione. Cerchiamo di essere sempre al vostro fianco, volentieri accettiamo critiche, vogliamo capire dove possiamo migliorare da parte vostra, che siete esperti e competenti per definizione in questo tipo di servizio che è prestata alla nostra comunità. Grazie a tutti e buon lavoro a tutti. Bene, grazie Pietro Picciocchi. Adesso davo la parola a Riccardo Calvi, non ti vedevo, cioè, con cui in questi mesi abbiamo avuto intensi WhatsApp, telefonate, email. Ho sentito più te che mia moglie. Però è un piacere, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui con noi.
Vedete, Procter & Gamble, la missione di Procter & Gamble è quella di migliorare la qualità della vita delle persone attraverso gesti concreti come la lavanderia di Papa Francesco e il locale dolce. Non possiamo farlo da soli, ovviamente. Come azienda possiamo mettere a disposizione le nostre risorse, che sono i prodotti, le risorse economiche, però abbiamo bisogno di persone che tutto il giorno, tutti i giorni dell'anno, sempre, notte e giorno, lavorano sul campo e aiutano le persone che hanno bisogno. E abbiamo trovato nella comunità di Sant'Egidio un interlocutore e un partner eccezionale. In molti mi hanno chiesto perché dopo Roma abbiamo aperto la prima lavanderia di Papa Francesco a Roma, ovviamente sempre in collaborazione con l'Elemosineria Apostolica. Perché Genova? Beh, perché è una bella città, no? Perché soprattutto perché al di là che è una bellissima città, ed è una città molto calma, vero Conrad? Molto calma rispetto a Roma, si va molto più lenti, ma le cose si fanno e si vede che si fanno. E perché ci siamo fatti guidare dalla comunità di Sant'Egidio, abbiamo chiesto loro dove volete che nasca la seconda lavanderia di Papa Francesco, ci hanno indicato Genova e ovviamente ci siamo messi a disposizione insieme ad un'altra azienda virtuosissima che è Whirlpool Corporation, che dona lavatrici e asciugatrici, mentre noi doniamo i prodotti per il bucato e per la pulizia della persona e per le docce. Quindi io vi ringrazio per essere qui oggi con noi, ringrazio la comunità di Sant'Egidio per il supporto continuo tutti i giorni sul campo e ringrazio di cuore veramente l'Elemosineria Apostolica perché ci consente di metterci a disposizione, ci consente di donare e di riempire di concretezza la nostra missione, che è quella di aiutare a migliorare la qualità della vita delle persone un po' di più ogni giorno. Grazie. Grazie Riccardo, adesso non so se Karim da Whirlpool volentieri ci può dire qualcosa. Buon pomeriggio a tutti, dopo le parole di Riccardo non posso che unirmi alla felicità e alla contentezza di essere qui con tutti voi oggi. Le mie parole spero facciano semplicemente da eco a quello che ha appena detto Riccardo, quindi per noi è importantissimo essere qui oggi in una iniziativa bellissima di cui siamo fieri con la città di Genova e contentissimi di essere a fianco ancora una volta della comunità di Sant'Egidio, delle Elemosineria Pontificia, quindi ringrazio davvero il Vescovo di Genova, ringrazio sicuramente Sua Eminenza il Cardinal Krajewski per averci stimolato nel lontano ma vicino 2017 con l'apertura della prima lavanderia di Papa Francesco a Roma e quindi con questa seconda bellissima iniziativa e spero daremo ancora altro seguito in Italia e perché no anche fuori dall'Italia sicuramente, quindi grazie per darci l'esempio e per stimolarci davvero in queste bellissime iniziative che per noi valgono a livello materiale molto poco, ma che sappiamo fanno parte di una missione ben più alta, ben più nobile, alla quale siamo orgogliosi di partecipare. Quindi grazie ancora a tutti e buon proseguimento. Grazie. Allora, prima di dare la parola a Cardinal Corrent, poco. È in chiesa? Una parola. No, fatemi dire due parole a nome della comunità di Sant'Egidio. Innanzitutto fatemi dire che siamo molto contenti oggi di inaugurare questo servizio, appunto Doccia Lavanderia, contenti di farlo insieme a voi, di farlo insieme a tanti e contenti che si apra un nuovo servizio per le persone che vivono in strada, perché una porta si apre, poi tra poco la prima che è concretamente già aperta, ma insomma diciamo c'è il nastro, quindi faremo un po' l'ingresso ufficiale, no? Che è una porta che si apre per le persone, per chi è più povero, in difficoltà nella nostra città. Questo è molto importante perché, come dice spesso Papa Francesco, questo è un tempo in cui è più facile che si alzino muri per tenere a distanza gli altri, no? Talvolta anche muri invisibili ma al tempo stesso molto concreti. E lo vediamo anche nella nostra città, ma talvolta, fatemi dire, lo vediamo anche noi stessi, anche noi talvolta siamo tentati di costruire questi muri che ci separano e ci dividono dagli altri. Qui invece qualcosa si apre la possibilità di un incontro,
di un servizio a chi è più in difficoltà nella vita. E potremmo dire che tutto è iniziato 40 anni fa, di cui sicuramente non farò la storia, no, perché sennò qualcuno si preoccupa, dice, no grazie, infatti, sento dei grazie, no, assolutamente, no? Però quando come comunità di Sant'Egidio abbiamo iniziato ad andare a trovare le persone che erano in strada, e vorrei evidenziare che fin da subito si è creata una rete di associazioni, gruppi, parrocchie, da qualche parte c'è Don Antonio, eccolo, no, c'entri anche tu con l'inizio, insomma, e con questa rete, no? Ed è un servizio che viene svolto tuttora, no? Allora in questi giri di strada, non solo noi ma appunto tanti, abbiamo incontrato tante domande, in primis sicuramente quella dell'amicizia, della vicinanza, lasciatemi dire quasi dell'affetto di cui le persone hanno bisogno. Ovviamente anche domande e bisogni concreti, come quello del cibo, del vestiario, della cura sanitaria, degli alloggi, a cui abbiamo un po' cercato, poco abbiamo potuto, come siamo riusciti in questi anni, penso alla mensa, l'ultima cosa, come abbiamo potuto, siamo un po' riusciti, abbiamo dato una risposta. E ultimamente ci veniva segnalato in maniera insistente un bisogno, che è quello di potersi lavare e di poter lavare i propri indumenti. E di qui in maniera, direi, molto semplice, copiando un po' l'idea di Papa Francesco, quindi, ecco, facendo un po' come ha fatto lui, è nato il progetto appunto della lavanderia di Papa Francesco e del servizio doccia. Cioè l'apertura di un luogo in cui le persone che vivono in strada possono prendersi cura di se stessi, della propria persona, possono ritrovare quella dignità che avevano perso. Ma forse quella dignità non è che avevano perso loro, che forse la vita di strada e non solo li aveva portato via. Si tratta di ridarla perché è lavoro. E allora ecco che avere un luogo in cui poter tornare a prendersi cura di sé, anche con calma, diviene un passo fondamentale per uscire dalla marginalità. Ecco, io queste erano le cose che volevamo dirvi, mi fermerei qui, tornando davvero a ringraziare tutti voi, anche ringraziare anticipatamente tutte quelle persone che sottolineo in maniera volontaria e tutte quelle persone che ci aiuteranno ogni giorno poi nella gestione di questo servizio. Quindi grazie davvero a tutti. Ecco, in conclusione lascio la parola al cardinale. Nelle nostre grandi città d'Italia nessuno muore di fame, se non vuole, perché gli italiani sono molto generosi, aperti, le mense, dappertutto, quasi ogni parrocchia ce l'ha le mense aperte per i poveri. Invece una volta, nel 2013, quando sono uscito dalla chiesa di Santo Spirito in Sassia, vicino San Pietro, si è avvicinato un siciliano, Marco, cinquantenne, diceva: Don Corrado, oggi ho fatto il compleanno. Io ho detto: va bene, chiamo i tuoi amici, andiamo al ristorante. Non posso. Perché? Perché puzzo. E così è nata l'idea di più presto fare il servizio dolce. Dove? Nel cuore di piazza San Pietro, sotto le colonnate. E così è nata la cosa, non alla scrivania, perché Santo Padre, quando sono nominato elemosiniere, mi ha detto: vendi la scrivania, così saprai di che cosa hanno bisogno i poveri. Devi vivere con loro, stare con loro, mangiare con loro, fare una famiglia. E così nascono queste grandi opere che sembrano piccole, ma non è vero. Sotto il colonnato sono solo tre docce, aperte dalle 7 alle 19. Quasi 200 persone al giorno fanno le docce. 10 giorni sono 2.000, in un mese sono 6.000.
E questo penso che posso dire, che dopo un po' di tempo mi sono lamentato un po' al Santo Padre, santità, questa è una fabbrica. Quante magliette, quante mutande, calzini. E lui mi guardava un po' così e diceva, come sei lontano del Vangelo. Perché anche lì c'è la barberia, allora che qui ancora manca, ma fra poco. E lui mi ha detto così, dai la possibilità di accorciare i capelli a Gesù stesso, lavare il proprio corpo di Gesù, vestirlo, ancora ti lamenti? È questo, perché misericordia non è la parola, è il fatto. Ecco, questo fatto che stiamo celebrando adesso, di aprire le docce e la lavanderia per quelli che sono sfortunati, che non hanno fortuna come noi. E per questa piccola e grande opera vi voglio dare la benedizione da parte del Santo Padre, che ieri sera mi ha chiamato, vai a Genova? Sì, vado a Genova. Dai la benedizione a tutti che vogliono sostenere questa opera. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Quindi adesso il Vescovo ausiliare dovrebbe fare la prima doccia. C'è lo sciacquo, c'è tutto, no? Andarci una mano. Andiamo alla prima. Cardinal Conrad e anche al
vescovo ausiliare Domenico Lanzelli, che è casa sua, quindi siamo contenti di essere qua insieme, li accogliamo con un bel applauso. Ci sono tante cose che dovrebbero essere dette, perché innanzitutto io, che assieme ad altri ho avuto la fortuna di vivere questa giornata un po' intensa e molto significativa, ho preso il quaderno perché ho anche preso appunti, perché come sempre sono giornate in cui si fanno tante cose concrete, però devo dire che anzitutto quello che mi rimane nel cuore è una giornata con tante riflessioni spirituali, una giornata che ha arricchito interiormente, perché stare con Sua Eminenza è stato un po' come stare vicino a Papa Francesco, perché ci ha raccontato tante cose del suo messaggio, della sua volontà, del suo desiderio di dare spunti e motivi per vivere il Vangelo in maniera concreta, vera, che possa essere significativa per tutti, per credenti e non credenti. Qui oggi noi siamo raccolti anzitutto da questa inaugurazione di questo locale Noce, che adesso inizierà con 3 giorni alla settimana, e poi speriamo, grazie alla collaborazione di tanti, di poterlo ampliare ulteriormente, che diventi una cosa quotidiana in cui tante persone possano ricevere quello di cui hanno bisogno. Poi abbiamo anche un altro motivo, insomma, che è un ricordo, ma anche una prospettiva, che è quella che più o meno in questi giorni ricorre il 20° anniversario da quando è iniziato il Centro Gente di Pace, dove tantissime persone vengono per ricevere amicizia, aiuto, ricevere generi alimentari, vestiti, ma soprattutto un centro che è stato un po' un catalizzatore in questi anni di tante persone, ricchi e poveri, di tutti. È stato veramente un luogo dove c'è stato un grande incontro. Ecco, quindi ci sono tanti motivi per stare assieme, ma in realtà il vero messaggio è che noi alla fine ogni pretesto è buono per stare assieme, ecco, questo è un po' il concetto e siamo molto contenti. E poi è anche molto bello che questa assemblea sia composta da persone così diverse tra loro, ecco, che non c'è una, come dire, la ricerca di una forza che è dovuta al fatto di essere simili tra noi, uguali, tutti della stessa età, tutti capaci di fare tante cose, ma invece siamo molto diversi tra noi, però quello che diventa la forza è stare assieme. E direi che questo è un messaggio piuttosto importante, ecco, perché invece noi vediamo un mondo che va in una direzione completamente diversa. E leggevo proprio in questi giorni una definizione di che cos'è la religione, no? Una cosa, la citazione è molto complessa, no? Ma in realtà la sostanza è questa, ecco, che la religione è un po' una lotta contro la banalità e il conformismo. La religione è una lotta contro la tentazione che tutti abbiamo di lasciarci trascinare dalla corrente del tempo in cui viviamo. E invece questa riunione, questa assemblea, cioè è esattamente il contrario, ecco, noi non vogliamo lasciarci trascinare dalla corrente, ma vogliamo scegliere, vogliamo decidere e vogliamo farlo assieme. E quindi siamo molto contenti di essere qui, perché questa assemblea dice che noi siamo controcorrente, cioè noi non vogliamo vivere da egocentrici, da individualisti. Noi siamo contenti di stare assieme anche se siamo diversi tra di noi. Anzi, essere diversi ci aiuta a capire ancora di più il valore di stare assieme. In questo mondo, dicevo, stare assieme, riunirsi, incontrarsi, confrontarsi, dialogare, è qualcosa di strano, perché in fondo il mondo in cui viviamo è un mondo calcolatore,
che cerca subito il proprio interesse. Ecco qua, noi non troviamo l'immediatezza di qualcosa che risponde a un nostro bisogno, a una nostra esigenza, oppure al desiderio di essere protagonisti, di apparire davanti agli altri, no? Ma noi scopriamo l'importanza e la bellezza di stare assieme proprio senza nessun tornaconto, senza nessuna convenienza. E allora direi che in un mondo che va in una direzione contraria, noi siamo contenti di apparire anche un po' utopistici, romantici, gente che sembra un po' fuori dal mondo perché non fa le cose che gli convengono, non fa le cose che possono arricchirlo, migliorare la sua condizione, ma fa le cose perché gli piace incontrare gli altri. E allora siamo contenti di tutto questo, siamo contenti di vivere in un modo diverso da quello che insegna il nostro mondo. Vedete, noi vediamo che ognuno fa quello che vuole, ognuno vive come vuole, vive secondo il proprio tornaconto e poi accadono dei fatti che ci colpiscono perché sono fatti violenti, sono fatti drammatici, non è neanche necessario ricordarli perché tanto sono gli occhi di tutti noi, sono sotto gli occhi di tutti noi continuamente. Basta pensare alla vicenda di questo camion che è stato trovato in Inghilterra con tutte queste persone dentro, morte, no? Che, cioè, proprio si vede che sono portate dalla disperazione, quindi di fronte a chi è disperato è inutile pensare di poter erigere dei muri, delle separazioni. La disperazione va oltre qualsiasi cosa, va anche oltre ogni ragionevole calcolo, insomma. Quindi vediamo proprio come, però quando succedono questi fatti ci stupiamo, diciamo, ma com'è possibile che avvengano queste cose così drammatiche? Oppure anche ieri a Roma è stata uccisa una persona in maniera assolutamente incomprensibile, insomma, ma in continuazione, ecco, noi vediamo le morti drammatiche nel mare, insomma, che proprio ancora nei giorni scorsi, ecco, noi ci stupiamo, insomma, c'è uno stupore che dura un'ora, due ore, un giorno e poi tutti tornano a vivere la loro vita senza ricordarsi più di tutto questo, ecco. Lo scandalo e l'indignazione durano un momento e poi si ritorna tutti dentro al grande conformismo che lentamente spinge ciascuno di noi ad accettare qualsiasi cosa, ecco. Oramai siamo abituati in questo mondo ad accettare tutto, ecco. Allora io credo che davvero è stata una giornata molto importante, con Sua Eminenza abbiamo incontrato le persone che vivono per strada, siamo stati negli alloggi di Via Balbi dove sono accolte 15 persone che sono aiutate a uscire dall'esperienza della strada e tornare a casa, a vivere in una casa, siamo stati alla casa degli anziani, ecco, tutte esperienze che la comunità vive, che la Chiesa di Genova vive e che sono dimostrazioni che è possibile sottrarsi a questa mentalità del tornaconto, a questo conformismo che accetta tutto pensando di non poter fare nulla. E allora è bello stare assieme questa sera perché questo incontro, questa assemblea è frutto di rapporti coltivati nell'amore, nel rispetto di tutti, coltivati nel desiderio, nel piacere di conoscersi, di incontrarsi, di andare incontro ai bisogni di tutti. E la presenza di Sua Eminenza oggi è molto importante perché noi conosciamo molto bene la sua attività e la sua opera e ci incoraggia a vivere pensando che è possibile dare importanza anzitutto all'umanità. Prima ancora della legge, della giustizia, l'umanità è quella che deve guidare il nostro lavoro. Noi lo vediamo e lo abbiamo visto, soprattutto voglio citare soltanto l'attività che Sua Eminenza ha svolto a Lampedusa, dove è stata una presenza, potremmo dire, che va ancora oltre all'umanità, perché è una presenza di pietà, intesa nel senso cristiano
e cattolico, cioè di attenzione per tutti, anche per coloro che sono morti. E io ho ascoltato anche le testimonianze di tante persone che sono state a fianco a lui in quei momenti, e tutti hanno ricevuto una grande spinta a vivere in maniera più umana. Lo ringraziamo ancora di essere qui, e anche noi cercheremo di uscire dalla legge del tornaconto e dal conformismo e vivere in maniera più umana. Grazie Eminenza, ed ora ascoltiamo Sua Eccellenza Monsignor Nicolò Anselmi, Vescovo Ausiliare di Genova. Grazie. Io molto brevemente volevo prima di tutto portare i saluti del nostro Cardinale, che oggi non è qui tra noi perché è a Roma, è impegnato nei lavori del Sinodo sull'Amazzonia che si concluderà domenica, per cui mi ha detto appunto è impossibilitato lì vicino al Papa. Anche noi in un certo senso qui siamo vicino al Santo Padre nella persona di Sua Eminenza, e quindi porto a tutti i saluti del Cardinale. Porto a tutti anche il ringraziamento alla comunità di Sant'Egidio, ancora che tutti ben sappiamo quanto bene fa nella nostra città, nella nostra diocesi, insieme a tante altre così realtà, Eminenza, che comunque anche diocesi ci sono, e che mi sembra di poter dire che ci sia una bella attenzione, ecco, verso chi soffre, verso chi è in difficoltà. La nostra città, che è un porto, è stata anche recentemente provata da tante cose che tutti ben conosciamo e che tocca così, tante situazioni toccano il cuore, quindi c'è il nostro sogno è che ci sia un volontariato diffuso. Certo, comunità di Sant'Egidio, altre realtà catalizzano tante persone, però sarebbe bello che ogni parrocchia, ogni piccolo gruppo potesse avere la sua attenzione diffusa per i poveri, che non sia indifferente a chi soffre. Qui mi permetto di dire questa cosa e finisco, che mi sto rendendo conto anch'io nel mio umile tentativo di servire, diciamo così, le membra più sofferenti del Signore, che il bisogno più grande che ci sia, che l'unico che riempie il cuore di ogni uomo, è un bisogno di amore. Per cui ben venga se queste docce e queste lavatrici sono in grado, ma lo saranno sicuramente, di suscitare amore, amicizia, vicinanza, perché di questo abbiamo bisogno. E ne abbiamo bisogno tutti, non è che c'è qualcuno meno fortunato che ha bisogno di amore e qualcun altro più fortunato di cui non ne ha bisogno. Tutti ne abbiamo bisogno, di famiglia, di stare insieme, di amore, secondo l'insegnamento di Gesù. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, questo è il vero comandamento. Ecco, io vorrei anche ringraziare, quest'estate mi è successa una cosa che veramente mi ha molto colpito. Il fatto che mi sono impegnato nel mio piccolo ad aiutare una persona, un senza fissa dimora, molto giovane, un quarantenne, che mi sono dato da fare per trovargli una casa, e lui, e credo che insieme alla mia comunità, alla mia parrocchia, siamo anche ragionevolmente riusciti ad aiutarlo in alcune cose materiali. Ma la cosa che più mi ha stupito è che lui non aveva nulla da dare a me, se non amore. Mi sono veramente sentito voluto bene. Questa persona mi ha voluto bene, questa cosa mi ha emozionato, veramente. Mi ha emozionato. Io gli ho dato delle cose materiali, lui mi ha restituito affetto. E questa cosa mi ha fatto pensare, ha accompagnato le mie meditazioni per veramente tanto tempo. Ma guarda un po', Nicolò, come questo scambio, come penso di averci guadagnato io
mi ha mosso il cuore, mi ha intenerito delle parti della mia interiorità. In fondo anche il Signore Gesù, nell'ultimo suo grande discorso, quello dell'ultima cena, che ci ha riportato l'Evangelista Giovanni, guardate, non prega per i grandi, per le grandi questioni dell'umanità. Ti prego, Padre, perché siano una cosa sola, siano una vera famiglia. Custodiscili dal maligno che ci vuole dividere. E ti prego perché siano una cosa sola. Ecco, vorrei affidare anche la preghiera di Sua Eminenza, così il fatto che la nostra comunità genovese, la nostra diocesi, possa diventare una vera grande famiglia, ecco, con il cuore di Gesù. Grazie a tutti coloro che se la sentono, no, di donare amore e di costruire il regno di Dio secondo il cuore di Papa Francesco e, in ultima analisi, secondo il cuore di Gesù e della Vergine Maria. Grazie a tutti. L'elemosiniere è normalmente un uomo che sta dietro le quinte, quindi non sono abituato per i discorsi, le interviste, ma mi hanno provocato qui un po'. Il mio vero amico è la persona grazie alla quale io divento migliore. Non lo so se in italiano ho detto bene, ma il mio amico è la persona grazie al quale io divento migliore. E ve lo devo dire da 6 anni, da quando rappresento Papa Francesco come braccio caritativo e vado dove lui non può andare, ogni giorno veramente divento migliore. Perché mi sono accorto che i poveri sono per me. Non io sono per loro, loro sono per me, perché finalmente incomincio a dividere me stesso con loro, non i soldi dell'elemosineria che firmo ogni tanto, assegni da parte del Santo Padre, perché non mi fanno male quando li spendo, quando prendo dalla tasca mia. Perché incomincio finalmente a rendermi conto che questi soldi non sono miei, che appartengono a loro, perché io sono fortunato perché ce l'ho i soldi. Ma per quale motivo ce l'ho questa grazia? Per dividere con gli altri. È veramente... 6 anni fa Santo Padre mi ha detto questo: vendi la scrivania, esci dal Vaticano e stai con i poveri e saprai di che cosa hanno bisogno. È questo che ho detto davanti alle docce appena aperte, che si è avvicinato un siciliano, Marco, e diceva che Don Corrado, ho fatto 50 anni, voglio festeggiare. Ho detto: volentieri, chiama i tuoi amici. Un barbone 100% di Roma, chiama i tuoi amici, andiamo al ristorante. Non posso perché puzzo. E mi sono accorto di che cosa lui ha bisogno, perché a Roma, a Genova, a Napoli, a Milano non si muore di fame, ma invece non ci sono i servizi sanitari aperti, non ci sono le docce, non ci sono le barberie per loro. Perché noi possiamo andare al ristorante, al bar, a fare i nostri bisogni. Loro no, perché puzzano. Se c'è qualche cosa aperto bisogna pagare 1 euro. Quindi ho imparato che noi non dobbiamo aiutarli secondo la mia testa, ma aiutare vuol dire
prima sapere di che cosa hanno bisogno. Di che cosa hanno bisogno. Per questo Santo Padre mi diceva, esci dal Vaticano, non tanto comprare qualcosa da mangiare, ma mangiare con loro, stare con loro, se necessario dormire con loro, vedrai tutto. E così sono nate tutte queste iniziative, perché Santo Padre non diceva cosa dobbiamo fare, ma tu devi prima amarli. Guardate, questo dicevo al pranzo oggi, una mamma, ecco qui ce l'abbiamo piccoli bambini, sa tutto come aiutare al bambino. Il bambino non parla, ce l'ha 2 settimane, 3 settimane, ma sa quando nutrirlo, quando coprirlo, quando ce l'ha la febbre, perché lo bacia e si accorge subito, qualcosa non va. Quando non amiamo, noi buttiamo 1 euro e scappiamo e non ci interessa la persona per niente. E noi stiamo bene, ma come sono buono, ho dato 1 euro. Non mi costava niente. I soldi sono l'ultima cosa che possiamo dare ai poveri. Loro hanno bisogno della mia attenzione, hanno bisogno dell'amore, come diceva Vescovo. Per questo Santo Padre ha fatto questa lezione in Piazza San Pietro. Vuoi vedere se ami i poveri? Allora, quando ti avvicini al povero, li guardo negli occhi? O proprio butti 1 euro così? Lo tocchi? E quando lo tocchi poi giri e subito bisogna asciugare le mani per non prendere qualche malattia? Una volta, non lo so, perché noi andiamo alle diverse stazioni anche di Roma a dare la cena, e mi ricordo all'inizio che è arrivato un gruppo con i panini e tutti avevano i guanti e le maschere. E uno dei poveri mi ha detto, Don Corrado, loro tutti sono malati. Avevano paura dei poveri. Ma dando una scatola di tonno non passa la malattia. O anche il panino confezionato. Ecco, noi dobbiamo incominciare a pensare secondo il Vangelo. Guardate, Gesù, quando si alzava dalla mattina, cercava tutta la giornata come aiutare agli altri. Una fabbrica di bene. E come aiutava? Subito. Oggi, non domani. Scendi dall'albero, vado a casa tua. E cosa è successo? Questo uomo si è cambiato, che ha restituito 4 volte più che doveva. Ma oggi, non domani, non come fanno i politici, che vediamo nell'anno prossimo. No, nel Vangelo esiste solo oggi. Guardate, ieri è la storia della mia vita, non posso cambiare niente. Quando ero cattivo è così, quando ero buono è così. Ieri non appartiene più a me, perché non posso cambiare niente. Domani non è sicuro, esiste oggi. E noi oggi abbiamo fatto una cosa evangelica, totalmente evangelica, pura. Non abbiamo pensato di noi stessi, ma degli altri. Questo che succede nell'Eucaristia, che Gesù si offre totalmente, che possiamo masticarlo, mangiarlo, possiamo mandarlo giù e fra poco sembra che non esiste, solo esisto io, che la mia faccia deve rappresentarlo, le mie mani devono rappresentarlo, tutto io. E lui può uscire dalla chiesa dopo l'Eucaristia. Se io lo porterò fuori la chiesa. E quando andiamo insieme, ci sono i miracoli nel mondo. Perché incomincia lui a agire dentro di me. Vi ricordate quando San Paolo diceva, non vivo più io, vive Gesù. E dopo ogni comunione è così. Io divento il tabernacolo vivente, mobile. E noi qui quando andiamo a queste docce,
andiamo a lavare il corpo di Gesù, perché lui ha detto: ero nudo, ero carcerato, ero affamato. Mai ha detto ero sindaco, ero elemosiniere, no. Allora, mi ricordo una cosa, che quando un giorno sono andato a Santa Marta e abbiamo mangiato insieme con il Santo Padre, lui mi dice: ah, Corrado, ti piace questo risotto? Io ho detto: così così. Ma come così così? Io ho detto: santità, perché conosco i piatti migliori. Come conosci i piatti migliori? Perché i nostri diaconi permanenti proprio oggi cucinano per i poveri, quindi cucinano per lo stesso Gesù, invece a Santa Marta solo per il Papa cucinano. E poi quando vanno per la strada, la stazione Termini, cioè abbiamo quasi 300 persone che prendono la cena, quando si dà un piatto con la minestra, con spezzatino, con che cosa, Gesù per te, Gesù per te, Gesù per te, dicendo nel cuore: guardate, sparisco io, c'è lui. E questi sono i miracoli. Essere l'Eucaristia dopo l'Eucaristia, perché lui si offre totalmente. Quando andiamo al ristorante, il proprietario non riusciamo a mangiare, sarebbe vietato anche, ma quando veniamo all'Eucaristia, che è proprietario Gesù, lo mangiamo, lo prendiamo. E poi uscendo dobbiamo fare lo stesso, altrettanto. Dobbiamo rappresentarlo con il puro Vangelo, senza i commentari. Ogni tanto è duro. Ogni tanto è duro. E guardate, la parola misericordia è fatto. Quando io vado a confessarmi, dove c'è questo fatto? Che lui mi perdona tutti i peccati. Io esco bello come la primavera, immacolato. Non c'è nessun peccato, non si ricorda di niente. Delle mie porcherie non c'è niente. Questo è fatto, questa è la misericordia. E anche questo è fatto. Cosa abbiamo fatto oggi qui? Cioè, finalmente abbiamo pensato in modo reale degli altri, di che cosa hanno bisogno. Ma questo non basta. Sapete quando questa elemosina, questa misericordia veramente fa male a me stesso? Come il Vangelo ogni tanto fa male a me, perché devo fare le cose che normalmente non lo farei mai, perché il Vangelo mi spinge di farlo. Invitare i poveri a casa mia, invitare a tavola mia. Perché è facile fare i pranzi, anche possiamo mettere tutti i banchi ai lati e fare qui un pranzo. Questo va benissimo, ci sentiamo come una comunità. Ma Gesù deve entrare a casa mia. In latino, prima di ricevere la comunione, quando il sacerdote alza l'ostia, e noi in italiano diciamo: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno. Il latino è intra subtectum meum. Se tu vieni sotto il mio tetto, cambierà tutto. Anche in tedesco, anche nelle varie lingue. Quindi noi invitiamo Gesù a casa mia, a tavola mia. Nel mio paese, io sono polacco, nella vigilia di Natale a tavola deve essere un piatto libero per uno straniero, per un forestiero, per un profugo, ma in fondo per Gesù.
quando Santo Padre ha istituito la giornata del povero, del bisognoso, che celebriamo quest'anno il 17 novembre, celebreremo, lui sempre nelle lettere scrive così: invitate a casa vostra. Quando c'era il primo pranzo nell'aula Paolo VI, che lui ha invitato Gesù stesso sotto il segno di 1500 facce diverse, perché ha invitato i poveri, ha detto: devono essere le tovaglie migliori che per i cardinali, le posate non di plastica, non finte, ma come si fa veramente, i bicchieri di vetro, i fiori autentici. E fino a pensare anche se non ce l'hanno i denti, non possono mangiare prosciutto, deve essere la polenta, spezzatino, ma si fa solo così quando si ama. Fino in fondo è andato così Santo Padre, perché diceva: Gesù viene all'aula Paolo VI. E poi: se Gesù viene a casa mia, sotto il segno del povero, guardate cosa è successo con Zaccheo. Questo può succedere a casa tua, a casa mia. E questi sono miracoli di oggi. Bisogna provare. Bisogna provare. E ve lo dico che questo ha cambiato la mia vita. Questo che poveri vengono a casa mia, del vescovo, a mangiare con me. Che quando hanno bisogno fuori l'orario fanno la doccia, che usano l'asciugamano stirato 5 volte dalle suore. Il mio asciugamano, la mia doccia. E tutto cambia. E vi invito proprio di essere così radicale, di essere così evangelico. All'inizio sembra duro, ma poi vedrete che il Vangelo della primavera si incomincia a fiorire. Incominciamo, grazie a loro, essere belli. Quindi i poveri sono nostri amici. Il mio vero amico è povero, grazie al quale io divento migliore. Adesso vi voglio solo dire alla fine che Santo Padre ieri, prima di uscire, mi ha chiamato: vai a Genova, perché lo sapeva, salutami tutti. E sapeva che apriamo questo servizio, e subito ha detto: evangelico. Questo è puro Vangelo. E vi do la sua benedizione, perché l'elemosiniere è quello che non solo porta il sostegno economico agli altri, ma anche e soprattutto la benedizione. Il Signore sia con voi. A voi, alle vostre famiglie, benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Salve Regina, Mater Misericordiae. Thank you.
Allora ci sediamo ancora per un secondo. Ci sono alcuni amici che vogliono fare un piccolo dono a Sua Eminenza, sapendo che Sua Eminenza si impegna molto alla sera per le strade di Roma. Prego. Guarda, c'è il microfono lì, guarda. Signor Conrad, piacere. Lei è la mia compagna Nicoletta. Francesco. Allora, questo è un regalo da parte di Sant'Egidio e da parte di tutti noi. In questo regalo ci sono tre cose: un paio di guanti, un berretto, una sciarpa, perché sappiamo che lei tutte le sere va a trovare le persone povere e disagiate che vivono per strada, che patiscono il freddo e che patiscono tutte le sofferenze che la strada gli riserva. Perché questo lo sappiamo, perché ci siamo passati anche noi. Sappiamo cosa vuol dire patire il freddo, patire le sofferenze e patire tante cose. Grazie a Dio si è aperto uno spiraglio di luce, la comunità di Sant'Egidio ci aiuta, siamo contenti perché non è solo una comunità, ma è anche una grande famiglia, dove non solo vai, esponi i tuoi problemi e tutto il resto, ma ti accolgono con amicizia. Quando metto tutto questo mi diranno per strada: hai fatto i soldi a Genova. Senz'altro. Grazie, grazie veramente. Non sapevo quante persone vengono, allora qui ci sono 300 immaginette con lo stemma, la foto di Papa Francesco. Incominciamo dai bambini. Quando ce l'hanno i bambini, ce l'hanno anche i genitori. Grazie. Cosa le stelle che riesce a contarle,
popolo grande sarà. E si pensarà senza paura, io sarò sempre con te. Oh, paura, io sarò sempre con te.